Salve a tutti, sono Arianna Leonardi, giornalista del gruppo Digital 360. Mi trovo in compagnia di Veronica Leonardi, Chief Marketing Officer di Cybero, per parlare di soluzioni MDR, ovvero Managed Detection and Response. Salve a tutti. Veronica, allora iniziamo dal principio. Qualsiasi azienda oggi è chiamata a sviluppare una strategia difensiva contro le minacce sempre più incombenti e nel rispetto ovviamente dei requisiti normativi. Tuttavia, nei moderni scenari IT, la cyber security tradizionale, ovvero quella basata sul perimetro di rete e sull'internalizzazione delle competenze, fallisce. Quali sono le nuove direttrici da intraprendere? Come fa un'azienda oggi a mettersi in sicurezza? Essenzialmente i pillar da seguire sono tre. Il primo è quello di avere una tecnologia a 360 gradi che riesce a vedere tutto il perimetro logico che insiste sull'azienda, ovvero quindi non solo la parte di endpoint, non solo la parte di network, ma anche tutto quello che è cloud, ma piuttosto anche quello che riguarda tutto l'internet in cui l'azienda si inserisce. Un secondo punto è quello di avere degli specialisti che sono assolutamente verticali sul tema cyber security, che quindi sono in grado di analizzare minacce, pattern di minacce e di proporre una remediation. E il terzo punto è quello dell'essere H24. La cyber security ha bisogno di essere sempre attiva, sempre pronta a reagire in tutti gli orari del giorno e della notte, nei giorni feriali e festivi. Quindi diciamo i tre pillar sono competenze, tecnologie e una sicurezza always on, quindi sempre attive e sotto controllo. Ecco, oggi sono sempre più diffusi i servizi gestiti anche in ambito sicurezza, proprio perché sembrano quelli che possono rispondere meglio alle necessità attuali delle aziende. Mi spieghi un po' meglio che cosa sono esattamente le soluzioni MDR? Certamente. Come dice Gartner, i servizi di MDR sono quei servizi che sono corretti, sono quelli giusti per le PMI e le mid-size enterprise per affrontare il tema della cyber security. Perché? Proprio perché mettono insieme quei tre pillar che ho appena raccontato, ovvero quello di avere delle tecnologie che hanno una visibilità di nuovo a 360 gradi, e insisto molto su questo punto perché l'obiettivo di una tecnologia MDR è quella di andare a scoprire tutte quelle che sono le zone di ombra che vengono proprio sfruttate dagli hacker per sterrare gli attacchi. Con delle persone H24, dei cyber security specialist H24, che sono appunto in grado di andare ad analizzare quei pattern di attacco che la tecnologia a 360 gradi è andata ad individuare e poi proporre una remediation al cliente, lavorando anche magari a quattro mani, non solo con il cliente, ma anche con i partner che gestiscono l'infrastruttura del cliente, per creare delle catene del soccorso sempre pronte ad andare ad agire per mitigare le minacce che insistono sui clienti e sulle aziende. Molto chiaro, ma ci spieghi perché un'azienda dovrebbe preferire l'alternativa MDR a quelli che sono invece gli approcci più classici della sicurezza e della sicurezza gestita internamente? Beh, parto da il tema interno, quindi se un'azienda decide di gestire in casa la sicurezza si troverà davanti a due grandi temi. Il primo, che è molto difficile trovare ad oggi cyber security specialist sul mercato e soprattutto trovarne abbastanza per organizzare appunto un security operation center che sia H24, e poi appunto ad oggi mancano proprio le competenze per andare a costruire un SOC interno alle aziende, quindi di nuovo scarsità di risorse da una parte ma anche proprio scarsità di competenze per costruirlo questo SOC. Dall'altra, se ci si affida invece a un servizio gestito bisogna guardarlo con cura perché tanti servizi gestiti legati alla sicurezza utilizzano ancora il modello dell'ICT, modelli che sono stati utilizzati per la gestione del backup piuttosto che la gestione dello IaaS, che però quando si parla di cyber security hanno ancora una visione molto frammentata del perimetro delle aziende, proprio perché magari collegano EDR piuttosto che Intrusion Detection System piuttosto che SIEM, che hanno tre visibilità diverse non nate per comunicare tra di loro. L'obiettivo dell'MDR è quello di superare questo modello, di andare oltre, di fare la cyber security non come si fa l'ICT,
con l'obiettivo di andare ad individuare quelli che sono pattern latenti di attacco e di nuovo H24 andarli a mitigare. Ecco, quindi diciamo la chiave del successo di una soluzione MDR sono proprio le competenze e questa visione a 360 gradi. Ma come si declina esattamente in concreto la vostra offerta MDR? Noi abbiamo voluto, con le nostre tecnologie da una parte e il servizio delle persone dall'altra, proprio andare a rompere quel modello tipicamente ICT. Noi abbiamo due soluzioni, Cyper e CSI, da un punto di vista di piattaforma, che congiuntamente riescono a vedere appunto tutto il perimetro logico delle aziende, andando non solo a prendere informazioni da EDR piuttosto che da anti-spam, firewall, che sono classici software, classici appliance che hanno l'obiettivo di guardare la sicurezza, ma anche di andare a raccogliere informazioni da altre fonti di dati, tipo il cloud, la posta elettronica, piuttosto che altri sistemi all'interno del cliente che ci possono dare informazioni su quello che è lo status quo della cyber security. Oltre a questo, mettiamo appunto a disposizione un ampissimo panel di risorse di cyber security specialist. Abbiamo tre livelli di SOC, il primo, il secondo e il terzo, con competenze sempre più verticali e sempre più specifiche per andare a risolvere, identificare le minacce e a mitigarle. In ultimo abbiamo anche l'incident response, perché qualora l'incidente dovesse comunque avvenire perché il 100% della sicurezza non si può assicurare, ecco che siamo sempre pronti ad intervenire a proteggere i nostri clienti dalle minacce informatiche. Perfetto Veronica, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.